Bentrovati appassionati di calcio a 5, tra pochissimo la consueta panoramica settimanale su tutti i campi e su tutti i campionati, una rassegna del calcio a 5 che potete seguire anche su mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. Tra pochissimo. Con la Serie A ferma a causa degli impegni della nazionale, con il turno di sosta per la Serie B, passiamo direttamente alla C1 e concentriamoci sul pareggio esterno 4-4 per la Ginnastica Studio Fondi nel big match della 12ª giornata contro l'altra seconda della classe, l'Atletico Ferentino. In rete per la formazione del patron Biasillo sono andati Correia, Faria, Silva e Triolo. Nel prossimo turno il team allenato da Treglia affronterà al Palasport di Fondi il Città di Paliano, reduce dalla vittoria interna per 5-3 contro il Velletri. Questa è la situazione di classifica nel girone B della C1. Mira fino al comando a quota 31, Ferentino e Ginnastica Studio Fondi a 27, Vigor per Conti 24, Savio 20, Città di Paliano 19, seguono Progetto Futsal a 17, 15 punti per Albano e Rocca di Papa, 13 per Virtus Fenice, 12 per Velletri, 10 per Atletico Anzio Lavinio e Vis Gavignano, chiude la Eagles Aprilia ancora a 0 punti. Il prossimo turno Anzio Lavinio ospiterà la M Fiorentino, la Eagles Aprilia se la vedrà in casa con la Mirafin, il Fondi come detto ospiterà Città di Paliano, a seguire Rocca di Papa contro Progetto Futsal, Velletri Albano, Vigor per Conti Savio e Virtus Fenice Vis Gavignano. E adesso è il momento della C2, un'ampia panoramica come di consueto su questo campionato partendo dal girone B con la Vigor Cisterna che in casa ha letteralmente dilagato sulla Itexone i calcio a 5, rotondo punteggio 9-0 finale. Gli uomini di Angeletti sono andati a segno con la tripletta di Trenta, le doppiette di Pinna e Skripniuc e le singole marcature di Duva e Innamorato. Nella prossima gara i biancocelesti renderanno visita allo Sporting Club Marconi sconfitto nell'ultimo turno dalla capolista Nord-Ovest. Come detto in vetta ancora Nord-Ovest a quota 33, Sporting Città di Fiumicino 29, Vigor Cisterna sul podio a 24 punti, 21 per Fortitudo Futsal Pomezia, 19 per Fiumicino 1926, 17 per Spinaceto e Tor Tre Teste, così come la Itex Onei, 14 punti per la Pisana, 13 per Sporting Club Marconi e Generazione Calcetto, 9 per Virtus Ostia e Eurfutsal, chiude la Roma Calcio a 5 a 4 punti. Nel prossimo turno l'Eurfutsal ospiterà Spinaceto, Fiumicino 1926 se la vedrà in casa col Tor Tre Teste, Generazione Calcetto affronterà la Pisana. E poi la Onei contro Fortitudo Pomezia, Sporting Città di Fiumicino contro la capolista Nord-Ovest, Sporting Club Marconi contro Vigor Cisterna e Virtus Ostia contro Roma Calcio a 5. Nel girone C lo United Aprilia era impegnato nel big match di giornata in casa della capolista Città di Colleferro, è andata male per gli apriliani, in rete sono andati Andreoli, Galafate e Capitan Trobiani, scivolone che ci può stare per i ragazzi allenati da Mister De Angelis che vorranno riprendere subito la marcia a cominciare dal prossimo turno che vedrà impegnata appunto la formazione apriliana contro la History Roma, reduce dal pari interno col forte Colleferro. Ora la situazione di classifica vede il Città di Colleferro a 28, seguito da Saniana 27 e appunto United Aprilia a 26, poi la History Roma a 23, Real Ciampino 22, Penta Pomezia e Porte Colleferro 21, Città di Ciampino e Atletico Genzano 17, 10 punti Atletico Marino, 9 Sporting Club Palestrina, 8 Virtus Divinamore, 6 Pavona e 3 Airone. Il prossimo turno Atletico Genzano Città di Ciampino, Porte Colleferro Sporting Club Palestrina, Airone Real Ciampino, Pavona Atletico Marino, Penta Pomezia Città di Colleferro, United Aprilia History Roma e Virtus Aniene Virtus Divino Amore.
E adesso ci concentriamo su un equilibratissimo girone D di C2, dove ci sono ben 7 squadre raccuse in sole 4 punti. Impatta in casa il Minturno contro il redivivo Real Terracina di Mister Vicari e pareggia fuori casa anche l'altra capolista Visfondi sul terreno del Futsal Ceccano. Cade ancora la DLF Formia, che viene superata dalla lanciatissima Connet Calcio a 5. I privernati, trascinati da Marconi, si portano in seconda posizione a un solo punto dalla vetta. Corsara, l'FC Cisterna, che spugna il campo dell'Atletico Alatri e si candida per le posizioni di spicco. Esploa esterno anche per lo Sporting Giovani Risorse, che regola lo Sport Country Gaeta e si insedia in quarta piazza insieme al Real Polgora, che ha travolto il pallino di coda Isola Liri. 3 punti importanti poi per la Fortitudo Terracina, che batte a fatica il Città di Minturno Marina col punteggio di 2-1. Questa l'affollatissima vetta dunque, con Minturno e gli Sfondi a 25 punti, 24 per Connect e DLF Formia, 23 per Cisterna FC, 21 per Sporting Giovani Risorse e Real Podgora. Seguono poi a 19 l'Atletico Alatri, a 16 lo Sport Country Club, a 13 Città di Minturno Marina, a 12 il Futsal Ceccano, 9 Fortitudo Terracina, 7 Real Terracina, un punticino per l'Isola Liri. E grazie alle immagini gentilmente concesse da Telegolfo, Felice Fantanella e Sport Pontino, possiamo andare a rivivere quanto accaduto nel match tra Sport Country Gaeta e Sporting Giovani Risorse. Stanno girando male, perché è un peccato, perché poi rischiamo di, abbiamo regalato 3-4 occasioni a loro, loro non hanno approfittato, hanno fatto senza fare grandi cose o grandi giocate, però noi è un periodo, ripeto, non è solo oggi, non stiamo giocando bene. Poi alla fine del secondo tempo almeno abbiamo visto un po' di carattere, mettiamolo così, in campo, sempre dalle persone più rappresentative, di Guerra, i giovani ancora non maturano su certi aspetti, e quindi ecco, e poi alla fine un po' di fortuna, per carità, il portiere ha tutte le parate,
bene il pari forse ce lo meritavamo, però ripeto, vuol dire che in questo momento siamo puniti anche oltre il necessario, però è così. No, ma loro bravi, attenti, non hanno, ripeto, non hanno rischiato poco, sono stati lì, poi alla fine ovviamente il portiere loro ha fatto la differenza. E è una buona squadra, esperta, con due o tre giocatori validi più importanti, ecco, i Stoffer che tengono palla, però diciamo non è che hanno fatto grandi cose oggi, è più da merito nostro, diciamolo chiaramente. Dobbiamo solo recuperare questo discorso di risultati, in effetti. Sì, no, però voglia di ritrovare quel carattere, quella continuità anche nel gioco, che era, ripeto, che era stata una nostra caratteristica e abbiamo per ora smarrito, speriamo di recuperarla. Abbiamo vinto una partita difficilissima su un campo molto difficile e con un'ottima squadra, per cui siamo contenti di questo. Per noi è un risultato importantissimo perché stiamo risalendo piano piano un po' di posizione in classifica, stiamo lavorando perché abbiamo iniziato, insomma, con tutti i ragazzi nuovi, anche molto giovani, per cui adesso cominciamo a far quadrare un pochino il cerchio. Erano tre punti fondamentali per noi, li abbiamo più che altro, abbiamo vinto per la voglia di vincere, ci abbiamo messo molta determinazione e molto, molto carattere, per cui sono contentissimo della prestazione della mia squadra. Abbiamo fatto ovviamente degli errori, soprattutto nel finale, dove abbiamo rischiato una partita che potevamo portare a casa un pochino più tranquillamente, avendo avuto sul 3-1 diverse palle gol. Però insomma sta bene così, a noi ci interessavano i tre punti e questo, ripeto, è un campo dove pochissime squadre verranno a prendere punti. E lo Sporting è un'ottima squadra, nel senso che ha delle individualità molto importanti. Poi il campo ovviamente è un campo, ce ne sono pochi in sintetico qui nel nostro girone, per cui li favorisce un pochino, però qualche errore che hanno fatto in fase difensiva, è chiaro che è una squadra molto portata alla fase offensiva perché ha delle individualità molto importanti. Noi sapevamo questo, abbiamo difeso con molta voglia, con molta grinta, per cui abbiamo chiuso un po' tutti gli spazi per rischiare di meno e andare negli spazi noi a far gol. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto anche altre occasioni per chiudere prima la partita. È stato un bel match, probabilmente anche loro meritavano qualcosa di più. Giochiamo la prossima in casa con la Fortitudo Terracina, è una partita sicuramente alla nostra portata, ma tutte le partite nascondono delle insidie, quindi affronteremo. Pare che oggi abbia vinto in casa contro la città di Minturno, quindi ancora più. No, ma tutte le partite, se non vengono affrontate nel migliore dei modi, poi noi oggi eravamo un pochino in emergenza perché avevamo delle assenze anche importanti, per cui non abbiamo potuto avere dei cambi continui come facciamo di solito. Però ovviamente noi stiamo facendo piano piano dei piccoli passi, abbiamo anche una partita in meno che dovremo recuperare, non si sa quando ancora, però insomma siamo lì a ridosso delle prime. È il momento del gran finale con il girone unico di Serie D. Torna alla vittoria la Virtus Latina Scalo, che travolge lo Sporting Terracina col punteggio di 13-3. La polisportiva Stella vince soffrendo contro una bella United Latina e si apprezza ad effettuare i recuperi che potrebbero portarla in vetta alla classifica. Vittoria esterna per l'Atletico Sperlonga, che supera il Faiti per 3-1. Tre punti anche per il Golfo Spinei in casa contro il Flora del Mananola sul campo del Real Fondi e del Montilepini in casa dell'Atletico Roccamassima. Vittoria casalinghe poi anche per il Formia 1905 ai danni della città di Pontinia e per l'Accademia Sport sulle Forna Ponza. Questa è la situazione di classifica: Virtus Latina Scalo a quota 24, Stella 22, Atletico Sperlonga 21 e poi il Faiti 2004 è a 17, Montilepini 15, Accademia Sport Formia 1905 14, Teflora 92 13 punti insieme a Golfo Spinei e United Latina, 12 punti per Città di Pontinia, 11 per lo Sporting Terracina, 10 per il Real Fondi, 9 per l'Atletico Roccamassima, 7 per il Marina Maranola e 3 per le Forna Mare. E andiamo a rivedere quanto accaduto in uno dei match più interessanti di questa intensa giornata del girone unico di Serie D. Ci riferiamo alla sfida tra Faiti 2004 e Atletico Sperlonga. Vediamo il servizio di Fabrizio Agostini e Matteo Arena. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini alla voce e Matteo Arena alla parte tecnica.
decima giornata del campionato di Serie D, Girone B. In campo ci sono Faiti 2004, maglia rossonera, e Atletico Sperlonga, maglia gialloblu. Palla dentro, poi si chiude la difesa del Faiti, poi un rimpallo e arriva Chinappi, palla sul palo. Chinappi va via, raddoppiato, break del Faiti con Foglietta. Foglietta si accentra, Foglietta, la respinta di Rosato, poi c'è Fusco. Va via Foglietta, prova la combinazione, Santone, occasionissima per il Faiti. Pallone dentro, Pannozzo prova a liberarsi, arriva Marrocco, occasione, la deviazione di Palladini, calcio d'angolo, Saccoccio prova ad andare via, bloccato, però vince un rimpallo Saccoccio e allora con la punta del piede impegna Palladini. Santone si gira, sinistro ribattuto, poi Perna, prova lui, la respinta, Foglietta, che occasione fallita dal Faiti. Prova il tiro in porta, ancora la parata di Rosato. Gisfredo, Marrocco, ancora Marrocco, prova lui, palla in rete, sfera che passa tra le gambe di Palladini, 1-0 Atletico. Palla smanacciata da Palladini sul sinistro di Pannozzo. Di Trocchio, parte lui, grande parata di Palladini sulla parata, sulla punizione di Trocchio, poi ancora lui, molto attivo, Di Trocchio trova il gioco di gambe, poi appoggia per Fusco, Fusco pensa al tiro, poi arriva la grande parata di Rosato su Santone, poi taglio, Chinappi in area, ancora Rosato e Saccoccio, la deviazione, palla che finisce fuori dopo la deviazione di Cesare, forse con un braccio, infatti arriva il rosso, il pallone lo stesso Saccoccio contro Palladini, il tiro di Saccoccio, palla nel sacco, 2-0 Atletico. Pannozzo, lungo per Saccoccio, prova a prolungare per Chinappi al destro, al volo, la parata di Palladini. Parte Chinappi, il tiro, palla all'incrocio, 3-0. Santone per Perna, scarica a Bonelli, prova lui e palla in rete. Accorcia le distanze. Tanto arriva anche il rosso per Santone proprio sul fischio finale. Termina questa sfida sul 3-1 in favore dell'Atletico Sperlonga sul Faiti 2004. Presidente Vaccaro, questa per 3-1 è una vittoria importante su un campo difficile, insomma questa alla fine è uno scontro diretto. Sì, sicuramente è stata una partita abbastanza difficile. Infatti il primo tempo l'abbiamo chiuso sull'1-0, abbiamo studiato bene la squadra perché anche sapevamo che non venivamo a fare una partita facile, anche perché ultimamente ci stanno capitando troppi big match anche in base alla classifica. Il Faiti stava un punto sotto a noi e noi dovevamo per forza vincere e abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, infatti abbiamo meritato la vittoria. Siete voi l'antagonista della Virtus Latina Scalo? Penso di sì, anche perché abbiamo disputato in casa nostra un'ottima partita con il Latina Scalo e ci siamo complimentati a vicenda perché è stata veramente una bellissima partita, un bel gioco, penso neanche di Serie D, forse anche qualche categoria superiore. Mister Palluzzi, l'Atletico Sperlonga ha espugnato il campo del Faiti, qualche recriminazione per la direzione di gara? C'è un rigore, una grande giornata anche del portiere Rosato? Ma guardi, allora, qui è arrivata una squadra Sperlonga ben organizzata, ha meritato, ha vinto, la partita ha giocato alla pari, loro sono bravi, sono veramente bravi. Io però penso che finché in queste categorie di Serie D continueranno a venire i soggetti come il diretto, perché mi reputo pure veramente sarà maleducazione, ma definirli soggetti, non meno persone, come la persona che è venuta oggi ad arbitrare le partite, io mi rifaccio solo all'intelligenza dei ragazzi dello Sperlonga e del Faiti, perché qui altrimenti finiva veramente male anche a botte, ma sul serio. Quindi complimenti allo Sperlonga, grandi persone, grandi giocatori, ottima squadra, ce la siamo giocati alla pari,
però anche dalla panchina dello Sperlonga mi viene detto, nella loro perfetta correttezza, che il colpo sul mio giocatore nel rigore si è sentito, perché i ragazzi dello Sperlonga sono correttissimi. Solo lui ad un metro non l'ha visto, finché arriveranno queste persone a dirigere queste partite, il calcio a 5 provinciale non andrà mai avanti, mai migliorerà. Questo soggetto ha fatto e non continuo perché non posso. Il Faidi, indipendentemente da questa sfida, però quali obiettivi ha in questo campionato? Guardate, il Faidi è una squadra costruita veramente al 29 di agosto, se noi arriveremo settimi e ottavi avremo vinto il campionato per noi. Adesso siamo lì e ci stiamo divertendo. Mi sono reso conto anche che, nella grande squadra dello Sperlonga, cioè siamo giocati alla pari più o meno fino alla fine, e sono stracontento, avrei firmato, cioè a me va benissimo il risultato, va benissimo, questo è il nostro obiettivo, settimi, ottavi, poi ragazzi è normale, stiamo in mezzo al campo, quello che viene di più è tutto di guadagnato, però vorrei che magari noi, ma anche le altre squadre, perché questo non è il primo, dovremmo perdere con le nostre forze, o meglio l'avversario ci deve battere con le loro forze, non aiutati, no, non l'hanno aiutati, non con gli errori degli altri, perché i ragazzi dello Sperlonga hanno meritato di vincere, punto. Termina dunque anche questo nuovo appuntamento, la nona puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal. Vi rinnoviamo l'appuntamento con il sito mondofutsal.net per tutte le informazioni quotidianamente da consultare, e poi con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, un ringraziamento a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica, un ringraziamento a quanti hanno contribuito con la realizzazione dei servizi e un ringraziamento naturalmente a voi che ci seguite sempre numerosi. Grazie e alla prossima.